Kaká, che ieri dopo la partita contro l'Olanda ha pianto a lungo per l'eliminazione del suo Brasile, ammette di non aver disputato un mondiale al meglio a causa dei suoi problemi creatigli dalla pubalgia che ha rovinato la sua stagione anche nel Real Madrid. «Ho fatto tutto ciò che potevo», ha detto l'ex milanista. «Mi sono sforzato e ho lottato ogni giorno per poter stare bene in campo». Kaká ammette anche di essere incerto sul suo futuro nella Seleção. «Il mio futuro in nazionale? Non so. Veramente non so cosa succederà da qui in avanti. È un momento molto difficile e delicato nella mia carriera e nella mia vita», ha aggiunto. «Ho un rapporto molto stretto con la nazionale e sono già passato attraverso altri momenti complicati, ma questo è il più difficile di tutti. Il dolore per questa eliminazione è troppo grande e sicuramente maggiore di quello del 2006. So che ci sono milioni di brasiliani tristi, ma nessuno lo è come noi che facciamo parte di questo gruppo. Il mondiale pensavamo di vincerlo». Intanto è già scattato il toto allenatore sul successore di Dunga. I nomi in ballo sarebbero quelli di Felipe Scolari, già CT brasiliano nel 2002, di Leonardo e del tecnico del Corinthians, Mano Menezes.